Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata. Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 57 e 58, 2 e 9 aprile del 1900. Questa mattina ho dovuto molto soffrire per l'assenza del mio caro Gesù, ma però ha ricompensato le mie pene col soddisfare il mio desiderio di voler sapere una cosa che da molto tempo bramavo. Onde, dopo aver girato e rigirato in cerca di Gesù, ora lo chiamavo con la preghiera, ora con le lacrime, ora col canto. Chissà potesse restare ferito dalla mia voce e così farsi trovare, ma tutto indarno. Ho replicato i gemiti, a chiunque trovavo domandavo di lui. Finalmente, quando il mio cuore si sentiva crepare e non ne potevo più, l'ho trovato, ma lo vedevo di tergo. E ricordandomi di una resistenza che gli feci, che dirò nel libro del confessore, gli ho chiesto perdono e così pare che ci siamo messi d'accordo, tanto che lui stesso mi ha domandato che cosa volessi ed io gli ho detto: compiacetevi di farmi conoscere la vostra volontà sul mio stato, specialmente che cosa devo fare quando mi trovo con poche sofferenze e voi non venite, e se venite è quasi ad ombra. Onde, non vedendo voi, i miei sensi mi risento in me stessa, e trovandomi in questa posizione mi sento come se ci mettessi del mio,
e non fosse necessario aspettare la venuta del confessore per uscire da quello stato. E Gesù: o soffri o non soffri, o vengo o non vengo, il tuo stato è sempre di vittima. Molto più che questa è la mia volontà e la tua. Ed io giudico non secondo le opere che si fanno, ma secondo la volontà con cui si opera. Ed io: Signore mio, va bene come dite, ma mi pare di essere inutile e che si perde molto tempo e mi sento un fastidio, un timore. E poi far venire il confessore mi tormenta l'anima, che non fosse volontà vostra. E lui: pensi tu che fosse peccato il far venire il confessore? Ed io: no, ma temo che non fosse tua volontà. E lui: del peccato devi fuggire anche l'ombra, ma del resto non devi darti pensiero. Ed io: e se non fosse tua volontà, che pro starci? E lui: oh, mi pare che la figlia mia vuole sfuggire allo stato di vittima, non è vero? Ed io, tutto arrossendo, ho detto: no, signore, dico questo perché per quando qualche volta non mi fate soffrire, voi non venite. Per il resto fatemi soffrire ed io non mi darò nessun pensiero. E Gesù: e a me pare che vuoi sfuggire. Poi, sai tu quando ho riservato di venire a comunicarti le mie pene, se alla prima, alla seconda, alla terza o anche all'ultima ora? Onde, distraendoti da me e sforzandoti ad uscire, ti occuperai in altro, ed io venendo non ti troverò preparata, e prenderò la mia volta e me ne andrò altrove. Ed io, tutta spaventata: non sia mai, o Signore, non voglio sapere altro che la vostra santissima volontà. E lui: statti calmo ed aspetta il confessore. Detto ciò, è scomparso. Pare che mi sento sgravata da un gran peso da questo parlare di Gesù, ma con tutto ciò non è scemata in me la pena dolorosa di quando Gesù mi priva di lui. Avendo questa mattina fatto la santa comunione, mi trovavo in un mare di amarezze perché non vedevo il mio sommo bene Gesù. Tutto il mio interno me lo sentivo messo in allarme, quando in un istante si è fatto vedere e mi ha detto, quasi rimproverandomi: non sai tu che il non abbandonarsi in me è un volere usurpare i diritti della mia divinità, facendomi un grande affronto? Perciò abbandonati, quieta il tuo interno tutto in me, troverai la pace, e trovando la pace troverai me stesso. Detto ciò, come lampo è scomparso, senza farsi più vedere. Ah, Signore, tenetemi voi tutta abbandonata e ben stretta nelle vostre braccia, in modo che non possa mai sfuggire. Altrimenti farò sempre delle scappatine. Come sempre, molto edificanti questi due piccoli capitoletti. Il primo è abbastanza articolato, che contiene diversi insegnamenti e ottimi spunti per la meditazione. A differenza del secondo, che è centrato molto molto breve su queste parole che abbiamo appena ascoltato di Gesù. Allora, il contesto del primo capitoletto fa capire una cosa molto importante. Ecco, Luisa mostra che, diciamo così, si dà pensiero, si preoccupa, quindi si turba, perde la quiete, perde la pace, ancora quello che sembra, insomma, non vorrei dirle troppo grosse, ricordando sempre che Luisa era una santa donna, come dire, preoccupandosi di cose sante, non appresso a sciocchezze o andando appresso a preoccupazioni di questo mondo, ecco, diciamo così. Dice: non mi fai soffrire. Non vieni, c'è qualcosa che non va. Ora, comprendere questa frase richiede insomma una certa conoscenza, che segue le meditazioni non dovrebbe essere difficile capire il senso di questa frase, no? Perché quando Gesù le dava molte sofferenze, era perché aveva bisogno di quelle sofferenze per qualcuno dei suoi fini, essendo lei in stato di vittima. E quando invece non soffriva molto era perché lui le avrebbe fatto una qualche visita, vedendo che non c'era né l'una né l'altra,
ha cominciato a preoccuparsi, fermo restando che c'è sempre in queste anime, anche l'abbiamo visto tante volte, il desiderio profondissimo della presenza di Gesù, perché quando se ne ha, quando si hanno con lui contatti di tipo superiore a quelli naturali, diventa molto molto difficile il sopportarne l'assenza. Quindi questo è il contesto. Luisa fa una domanda, dice, fatemi conoscere la vostra volontà sul mio stato, specialmente cosa devo fare quando mi trovo con poche sofferenze e voi non venite. Ecco, quindi è una situazione, come dire, ordinariamente un po' atipica, e se venite quasi ad ombra. E poi c'è anche il problema, in sottofondo, che noi sappiamo che soltanto il confessore poteva farlo uscire. Penso che chi conosce Luisa lo sa, solo il confessore poteva, attraverso la benedizione, farla uscire dallo stato di rigidità, ecco, notturna, e diciamo, riprendere almeno in parte l'esercizio, diciamo, anche delle sue funzioni quotidiane, ordinarie, anche manuali. Quindi c'è tutto quanto questo contesto. Ecco. Gesù dà una massima fondamentale. Numero 1, un insegnamento circa lo stato. Quindi quando si fa un'offerta al Signore, in modo particolare un'offerta così impegnativa, ecco perché non si fanno offerte a cuor leggero, il nostro Signore queste cose le prende molto sul serio. Cioè gli atti interiori e spirituali molto impegnativi, gli esempi che mi vengono in mente, non lo so, una consacrazione totus tuus, per esempio, e un voto al Signore, ancora di più qui un'offerta di sé come vittima, sono atti seri, impegnativi, che una volta fatti Gesù li prende sul serio, perché nessuno ci obbliga a fare nulla di questo genere, nessuno. E se liberamente facciamo qualcosa di questo, Gesù, come rispetta la nostra libertà quando stiamo lontani da lui e facciamo altre scelte, così dice: bene, tu mi hai dato questo, io questo me lo prendo. Capite? Quindi gli sta dicendo: ti sei offerta come vittima, tu tale rimani, non ti preoccupare. E sottinteso gli sta dicendo: una vittima, vittima vuol dire completamente, come dire, consegnata ai suoi immolatori, ai suoi carnefici, dalla sta zitta. Non devi farti domande, non devi fare niente. Cosa che poi puntualizza e specifica ancora meglio nel secondo paragrafetto. Devi stare tranquillo, non ti devi preoccupare. Attenzione, non giudico le opere che si fanno. Quindi che tu stia soffrendo le pene dell'inferno, la crocifissione, io diversi in bocca all'amaro, tutte le cose particolari che le so, oppure no, d'accordo? Che io vengo o che io non vengo, che il confessore viene o che il confessore non viene. La cosa fondamentale è: non è importante la cosa che si fa, ma la volontà con cui si opera. Cioè, sta unita la tua volontà alla mia nell'attimo presente? Punto interrogativo, no? Tutti quanti i problemi che Luisa si fa, dice: temo che non fosse la tua volontà. E che Gesù poi gli risponde, dice: guarda, del peccato devi fuggire anche l'ombra, ma del resto non devi darti pensiero. Sono pensieri, sono problemi, che sono non problemi, d'accordo? Perché se noi non usciamo dalla divina volontà commettendo il peccato anche piccolo, volontario, per il resto dobbiamo semplicemente abbandonarci e rendersi assolutamente persuasi, come poi Gesù spiega nel secondo paragrafetto, su cui andremo tra poco perché è complementare a questo prima, a questo primo, lo stato di abbandono, che è una caratteristica fondamentale sia per i figli del divino volere, sia anche per chi vuole trovare pace, perché senza l'abbandono in Gesù la pace non si troverà e non si trova mai. Perché stiamo sempre inseguendo in qualche modo le chimere della nostra volontà propria, la cui spia interiore, infallibile,
è sempre l'inquietudine, la tristezza, l'agitazione, eccetera. Cioè, noi non dobbiamo preoccuparci assolutamente di nulla. Una volta che stiamo dentro la divina volontà, dobbiamo vivere in stato di abbandono. Questo l'uomo non lo fa. D'accordo? Non lo fa. E anche comprendere bene cosa significa questo stato di abbandono, perché lo stato di abbandono non vuol dire entrare in una sorta di vita da ameba, non so come adesso esprimere, essere, come dire, inerte, inerme, completamente passivo. È un atteggiamento interiore che dipende dalla capacità di imparare a vedere la volontà di Dio anche nelle più piccole cose, anche nelle più piccole e piccolissime cose, senza mai turbarsi minimamente. Si possono fare tanti, tanti esempi. Questo vale nel bene così come vale nel male. Ecco. E Gesù spiega una cosa fondamentale: non conta l'opera, ma conta la volontà con cui si opera. Dobbiamo anche molto spesso vedere nelle cose che accadono dove c'è e dove non c'è la nostra volontà. Facciamo subito un esempio. Capita un imprevisto completamente involontario, involontario, non dipendente dalla tua volontà. D'accordo? Magari tu una mattina c'hai un appuntamento importante, non suona la sveglia. Può succedere, no? E vedi che apri gli occhi quando diventa veramente molto tardi. Quindi, non sai come, che facciamo? Niente, assolutamente niente. Con calma, con tranquillità, ti prepari, ti disponi e arrivi mezz'ora tardi. Sei arrivato mezz'ora tardi, faccio una brutta figura, faccio una brutta figura. Ho mancato alla carità nei confronti di chi mi aspettava. No, non hai mancato alla carità nei confronti di chi ti aspettava, perché ti sei svegliato tardi senza la tua volontà. Quindi la divina volontà probabilmente voleva che tu ti prendevi questa mortificazione, d'accordo? Di arrivare tardi in appuntamento e pensare che un altro. Accettare che un altro pensi, ma guarda questo che cafone, arriva tardi, quando dietro quel ritardo non c'è nessuna colpa tua. Se quando apri gli occhi che la sveglia ha suonato cominci a lanciare tutta quanta la litania delle improperie e degli accidenti a destra e a sinistra, pensando ah, adesso faccio tardi, questo, questo, quell'altro, cosa hai risolto? Che fai un sacco di peccati. Il tardi è sempre tardi, e sempre tardi arriverai. Allora, questa nostra flessibilità mentale è fondamentale, perché anche questo è abbandono alla divina volontà. Diciamo, una cosa così sciocca. Sì, una cosa così sciocca. Lo è. Di queste circostanze, nel corso della giornata, ce ne capitano veramente infinite. E non esiste vita nella divina volontà se noi non impariamo questa cosa, questo stato, quindi a comprendere perché è così, d'accordo? San Paolo, pur senza conoscere, diciamo, esplicitamente queste forme di liberazione, però evidentemente, insomma, San Paolo è l'autore ispirato, insomma, ha scritto 14 lettere del Nuovo Testamento, quindi, insomma, l'esperienza del nostro Signore ce l'aveva, no? Adesso sto ironizzando, evidentemente molto più che una liberazione privata, diceva in lui. Noi siamo, ci muoviamo ed esistiamo, dicendo, riferendosi con in lui a Dio. Cioè, le nostre nonne con i loro proverbi non si muove foglia che Dio non voglia, ci superano enormemente, ci mettono veramente al muro. Noi non abbiamo una fede di quelle proporzioni. Non ce l'abbiamo, figuriamo che possiamo entrare nel regno della divina volontà. Non ce l'abbiamo. Ah, successo quella vita, successo quella piccola, cioè lì ci sono tutti quanti appelli del fiat, perché a Dio non interessa quello che fai, cosa grande o piccola che sia, non gli importa. A Dio interessa che la tua volontà sia unita con la sua. Per cui, tornando all'esempio di prima, è chiaro che se tu c'hai un appuntamento e non succede niente che ti, cioè, in circostanze ordinarie è divina volontà che tu arrivi puntualissimo all'appuntamento, anzi, possibilmente 2 minuti prima, perché di per sé è un segno di giustizia, di rispetto e di delicatezza verso chi ti sta aspettando. Ancora di più, per esempio, quando dobbiamo andare a messa. Ecco. La messa non si arriva a messa già cominciata, c'è gente, insomma, che
i parroci ne notano certe cose, che lo fa proprio per abitudine, quindi non è che dice, sai, poraccio, questo ha già fatto tardi. No, ma sistematicamente arriva in chiesa 5-10 minuti dopo che la messa è cominciata. Questa è una cosa brutta, questa qui, no? Arrivare tardi di per sé è una mancanza di rispetto. Quando l'appuntamento è l'appuntamento con Dio, col cielo, è evidente che chi fa queste cose non se ne rende conto, no? Però ripeto, se la divina, però appunto chi arriva tardi alla messa perché è uscito mezz'ora prima, trova un incidente davanti a sé e rimane tre quarti d'ora fermo e arriva a messa addirittura mezz'ora dopo, non si deve far vedere nessun tipo di turbamento, con nessuno. Cioè, ah, ho perso il precetto, non hai perso niente, non hai perso proprio niente, perché tu sei uscito mezz'ora prima e saresti dovuto arrivare tre quarti d'ora prima, ma sei arrivato mezz'ora dopo perché hai trovato un incidente. Tu non è che puoi uscire e prendere le macchine come Hulk e scaraventarle via e fate spazio nel traffico, non ci puoi fare niente. Ecco, quindi, e in quel momento ci si segna, ma se anche per dire mancassi alla messa, cioè tu magari dici andiamo a messa la domenica sera, ma non perché uno vuole mettere Dio all'ultimo posto, ma per una serie di situazioni, perché mi piace questa cosa qui, la messa vespertina, e purtroppo ti capita una cosa, un'incidente, una disgrazia. Tipo un incidente stradale, e arrivi che la messa è già finita e non ci stanno in zona altre messe, è andata, vai a messa il giorno dopo, sta tranquillo. Ecco, vai a messa il giorno dopo, tra l'altro, come un gesto di delicatezza ulteriore, ma perché di per sé tu hai assolto il precetto, capito? Perché non stai lì senza. Gli uomini si turbano tante volte e si disperano per tante cose dove non c'è neanche l'ombra del peccato. E invece passano sopra grossolanamente su tante altre dove o il peccato c'è, o se anche non ci fosse il peccato, qui Gesù fa questa puntualizzazione, c'è comunque un'uscita, come dice Luisa, una scappatina dalla sua volontà. Questo processo è un processo assolutamente fondamentale, perché noi veramente dobbiamo imparare a vedere la divina volontà veramente in tutto, non lo so, in uno stato d'animo di chi ci sta vicino, in un umore di chi ci sta vicino, in una situazione, in una comunicazione che ti arriva, in una notizia che ti arriva, cioè la divina volontà c'è sempre, d'accordo? Ci circonda, ne siamo immersi, d'accordo? E tutto quanto come dire, il grande lavoro, questo è un grande lavoro ascetico continuo, perché è veramente un lavoro di svuotamento di noi stessi, no? Che gli uomini non lo fanno, non lo fanno. Va bene, va bene, va bene, c'è questo adesso, va bene, c'è quest'altro, va bene, c'è quest'altro, va bene. Quindi più la nostra volontà viene continuamente, come dire, mortificata e noi ci accorgiamo che la adeguiamo ad altro, e più in questo cresciamo. D'accordo? Io per la mia esperienza dico, non c'è niente, non c'è niente a cui l'uomo è tanto attaccato quanto invece la propria volontà. Quindi vuole fare sempre di testa propria che le cose vadano come dice lui, che si facciano le cose secondo i suoi progetti, secondo i suoi, che fossero anche minimi, d'accordo? Lo dico programmando nei minimi dettagli, adesso non è che non si deve. Capite il senso? Non è che uno non si deve organizzare, non si deve programmare, cioè non si ha vita interiore se per esempio non si impara a organizzare il tempo e la giornata, cioè uno non potrà mai pregare tanto o fare tante cose se vive così alla rinfusa e non c'è un ordine, d'accordo? Questo è evidente, questo qui. Però tutto deve essere sempre flessibile, d'accordo? Flessibile, cioè aperto al fatto che il nostro Signore potrebbe un giorno chiederti di scombussolare tutti i piani, tutti quanti, resettarli. E perché lo fa? Lo fa perché questo è un atto di enorme amore nei tuoi confronti, perché se tu superi bene questa prova, hai fatto un balzo in avanti immenso nella santità, perché hai conformato la tua volontà a quella divina. E fare questa operazione è la cosa più importante di tutti, ripeto, io giudico non secondo le opere che si fanno, ma secondo la volontà con cui si opera, cioè, capite? Supponiamo un'anima un pochino, vogliamo dire con un eufemismo, ingenua, che
che prende e si mette davanti al Signore e fa l'offerta di sé come vittima, non essendo assolutamente in grado, non essendo assolutamente cosa che il Signore chiede a lei, no? Cioè Gesù la guarda dicendo: perdonala perché non sa quello che fa, d'accordo? Ma un'opera del genere, fatta scriteriatamente, pur essendo di per se stessa un'opera grandissima, è chiaro che non è gradita al Signore, no? D'accordo? Perché devono fare questo tipo di operazione le anime realmente chiamate da Gesù a questo tipo di offerta. E questo non lo sono tutti quanti, quindi non conta la grandezza del gesto. Adesso andiamo incontro, questa meditazione cade alla vigilia dell'inizio della Quaresima, no? Allora, che programma penitenziale si fa per la Quaresima? Quello che il Signore ti ispira è quello che il Signore ti chiede. Cioè, potrebbe darsi che il Signore ti chieda un grande impegno quaresimale, e se tu questo nel cuore lo senti, vai. Ma lo senti, se non senti, non ti senti capace, come dire, di grandi austerità, di grandi sacrifici o cose di questo genere, fare cose piccole, ascolta bene all'interno del tuo cuore, perché il Signore non manca di far avere le sue piccole ispirazioni. Forse anche che tu dici, beh, per tutta la Quaresima, non so, rinuncio ai dolci, che è anche una cosa, insomma. Possibile, insomma, i dolci non sono una cosa strettamente necessaria. Quello e sia quello, d'accordo? L'importante è questo, perché non, ripeto, non conta la grandezza o la piccolissima di ciò che si fa, la grandezza o la piccolezza, scusate, di ciò che si fa, ma conta il modo con cui si fa, quindi conta la volontà con cui si opera. D'accordo? Dio non manca di far conoscere i suoi voleri ai suoi figli, però attenzione, il criterio che dà Gesù e che deve essere sempre il nostro criterio di agire è: quando c'è la sua volontà, starai quieto e troverai la pace. Se trovi la pace, trovi lui. Se esci dalla sua volontà, non stai quieto, non trovi la pace e non trovi lui. Questi criteri dobbiamo imparare assolutamente ad applicarli a noi stessi. Capite? Perché la distinzione che c'è, dice, come faccio io a discernere tra i miei pensieri e quelli di Gesù? Non è tanto difficile. Perché se una cosa la pensi tu, se fai il ragionamento dell'amor proprio, come lo chiamano i maestri di spirito, tu te ne accorgi, ti senti che c'è qualcosa che non va, non sai neanche dire, ma non ti senti interiormente tranquillo fino in fondo, non te lo senti. Se una cosa, invece, un pensiero viene da Dio, d'accordo? Anche se nell'apprenderlo, perché questa è la caratteristica dei divini, puoi un attimo avere. Poi, però, una volta che lo hai identificato e fatto tuo, scenderà una grandissima pace. C'è sempre quel criterio fondamentale che è bene ricordare ogni tanto, no? I pensieri che vengono dal diavolo a volte suscitano i facili entusiasmi immediati, ti gasi, d'accordo? E poi, passata l'euforia epidermica, subentra tristezza e turbamento. I pensieri che vengono a Dio possono invece, hanno invece spesso la caratteristica contraria, cioè quando tu li apprendi vieni preso da un pochino di timore. Pensiamo anche all'Annunciazione, no? A queste parole la rimase turbata. Pensiamo a tutti i racconti biblici di vocazione. Cos'è la prima cosa che diceva il Signore oppure l'angelo del Signore? Non temere, non temere, non temere, non temere, perché di fronte a Dio può e a una sua volontà può accadere che si avverte un certo timore. Ma se si supera questa soglia immediata, subentra una profondissima pace. E tu dicendo bene, facciamo così, rappresentandoti bene questa cosa, senti che hai fatto la cosa giusta. Se no, non senti questo. Nel dubbio, dicono i maestri di spirito, se non riesci a identificare, non decidere. Pregaci su, davanti al Santissimo Sacramento, e cerca di rinnovare questa situazione interiore
tale da comprendere quali sono le disposizioni del tuo cuore. Anche chi c'è il confessore, il direttore spirituale, ricordi sempre che questi sono degli strumenti esterni di confronto e di consiglio, non sostituti né di Dio, cioè che ti espliciti direttamente quello che Dio dovrebbe volere da te, cosa che non sono legittimati a fare, a meno che non abbiano doni straordinari, e anche in quel caso l'uso andrebbe fatto, a mio avviso, con estrema cautela, né possono sostituirsi alla tua coscienza, cioè decidere al posto tuo. Possono semplicemente aiutarti e darti un parere per verificare se hai pensato bene o orientarti, indirizzandoti, dandogli dei criteri di discernimento della volontà di Dio. Ma nulla più di questo. Bene, Divina Maria, il tuo totale abbandono costante alla volontà di Dio sia sempre la nostra regola, unitamente alla pace profondissima che ha sempre caratterizzato la tua esistenza e che caratterizza anche le anime a te devote e la tua presenza. Aiutaci a non fare nessuna scappatina, nemmeno piccola, dai divini voleri e a cercare di smascherare quando troppo gli spiriti non buoni entrano dentro di noi anche sotto il pretesto, come abbiamo visto in Luisa, di buone idee o di sante preoccupazioni, chiamiamole così, che di santo non hanno nulla, perché anche se sembra che sia tale, perché Gesù vuole sempre e semplicemente che ci abbandoniamo a Lui, lasciando che sia Lui a preoccuparci di noi e noi semplicemente occuparci dell'essere e del vivere sempre, senza uscirne mai, nei divini voleri. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.